Allora iniziamo anche questo ISO Caffè del 2021, l'ultimo ISO Caffè del 2021, il nostro ultimo incontro. Sono contentissima, anzi, del fatto che ci sia stata questa bellissima occasione di confronto, sia per farci gli auguri di rivederci, ma poi anche per parlare un po'. Sono contentissima, grazie Arturo per il tuo tempo, Vittorio, Veronica, insomma, grazie a tutti per essere qui. L'ultima volta ci siamo visti il 30 aprile, abbiamo festeggiato il compleanno di internet. Adesso parliamo un po' delle prospettive, insomma, di quello che è emerso durante quest'ultimo IGF, che è stato un po' particolare, credo. Io ho partecipato, insomma, con Laura, con Angelo e con tutto il gruppo dell'Osservatorio al penultimo, no, insomma, l'IGF del 2019 a Berlino, che sicuramente raccontava anche un'atmosfera diversa, dato che non eravamo ancora in periodo Covid. Quindi adesso anche in questo periodo, visto che siamo in piena periodo particolare, in piena pandemia, sono anche curiosa di capire come è stato vissuto questo IGF, quindi questa sedicesima edizione. Anche per capire un po' quali sono queste prospettive, che cosa è emerso da questo IGF, perché credo che ci sia stato anche uno sviluppo diverso rispetto alle prospettive che si immaginavano. Quindi, non so, Arturo, ecco, visto che già sei col microfono acceso, cosa ci racconti di quest'ultimo IGF? Siamo curiosissimi. Ma intanto che è stato, vabbè, buonasera a tutti, è veramente un piacere vedere tanti amici tutti insieme. Sembra un ottimo modo per farci gli auguri di Natale e delle feste. E poi io quando vedo Stefano Trumpi e Laura Abba, lo sapete, mi fate bella la giornata. Intanto l'IGF mi è sembrato molto bene organizzato. Io sono stato invitato dall'organizzazione a fare da moderatore di una sessione, quindi si sono occupati anche della gestione del viaggio, della mia permanenza, e devo dire che è un'organizzazione veramente eccellente. La Polonia di suo era un paese difficile. Dove andare, dove gestire un Internet Governance Forum, ma devo dire che questo paese europeo, cioè trasformare l'IGF in un'ottima occasione propagandistica, nel senso che il governo polacco è riuscito a dare un notevole risalto all'interno del proprio paese ed ha enfatizzato il proprio ruolo nell'organizzazione in tanti modi. Tra l'altro devo dire che a livello istituzionale sono comportati molto bene, hanno inviato lettere di ringraziamento, ci hanno tenuto sempre al corrente di quello che accadeva, eccetera. La Polonia, che per me non era un paese facile per tanti motivi, a cominciare dal modo in cui ha gestito la vicenda dei migranti ai suoi confini, spinti appunto da ragioni geopolitiche, dalla Bielorussia di Lukashenko, eccetera. Non era proprio un paese dove mi faceva piacere andare, vi dico la verità. Però poi alla fine sono andato lì, ho incontrato delle persone molto belle, ho ascoltato dei discorsi molto interessanti. Devo dire che la partecipazione è stata buona, anche se non massiccia, perlomeno insomma, non c'erano le sale piene, però da quello che ho potuto seguire ho visto che c'è stato un grande coinvolgimento, soprattutto dei giovani, non me l'aspettavo. C'era tantissima gente collegata online, 800.000 persone si sono registrate per partecipare al lavoro dell'IGF online, che è una cifra spropositata, secondo me. Adesso non so se sono i 42.000 che avrebbero partecipato all'IGF italiano, perché ho letto stamattina il rapporto che è stato inviato dall'IGF Italia. Non so se hanno messo uno zero in più, però 42.000 partecipanti in Italia mi sembrano tanti. Però se ce n'erano 800.000 a quello globale, ci possiamo credere. Detto questo, io ho avuto anche dei briefing, o meglio dei debriefing, successivi agli incontri, in cui abbiamo cercato di ragionare su come migliorare la formula dell'IGF, e
e su come favorire la partecipazione, che sono due temi che accompagnano i GF dalla nascita. Tra l'altro, Forse qui, scusa se ti interrompo, qui forse anche il problema è il principale dell'IGF degli ultimi tempi, cioè il problema è proprio quello della partecipazione, c'è cioè una scarsissima partecipazione. sì, diciamo che è un tema relativo, nel senso che mi sembra che sia nell'IGF Italia che nell'IGF globale i vari poteri, le varie istituzioni comunque non mancano di autorappresentarsi. Dopodiché, se questa autorappresentazione coglie i bisogni delle persone, delle società, dei popoli, è difficile stabilirlo. Diciamo, dobbiamo fare un atto di fede nel ritenere che comunque la presenza del segretario del generale delle Nazioni Unite, dell'alto commissario per i diritti umani, del presidente polacco, del presidente della FAO, dell'UNICEF, dell'UNCR, gli inviati speciali delle Nazioni Unite, insieme ad altri rappresentanti burocrati della Commissione europea, del Consiglio europeo, del Dipartimento di Stato, insomma, dei vari governi. In realtà questa partecipazione c'è stata. Adesso qualcuno ha truccato le carte mandando il videomessaggio, qualcun altro all'ultimo momento ha avuto un impedimento e ha mandato un sostituto, però l'autorappresentazione istituzionale, almeno in questo IGF, mi sembra che ci sia stata. C'era una grande partecipazione, almeno a vedere dalle facce, a giudicare dalle persone con cui ho potuto parlare in occasione dei cocktail e dei concerti che hanno organizzato nel sito. C'erano tantissimi africani, che era una cosa che io raramente avevo visto in questi casi. Ho visto pochi latinoamericani, ho incontrato pochissimi asiatici. Praticamente c'era qualche cinese in giro e basta. Ho visto un giapponese, insomma, era molto spostato sull'asse Europa e Africa. Erano pochi gli arabi e così via. Però, ad esempio, c'era una consistente delegazione palestinese, quindi che mi ha fatto molto piacere di vedere. E non c'erano gli israeliani, però, cioè non c'era nemmeno uno. Quindi poi ho chiesto, mi sono informato, ho verificato, insomma. Non lo so, per non prendere troppo tempo, quello che vi posso dire io, l'impressione generale è un'impressione positiva. Organizzazione eccellente, presenze di alto livello, discreta partecipazione, molti giovani, tanti africani. Ecco, sintetizzerei così. Buon clima per i polacchi, il Covid praticamente non esiste, oltre a non sapere che cosa sia il cibo buono in Polonia, credo che non sappiano che c'è una pandemia di Covid in giro, però dentro le facilities dell'IGF noi usavamo tutte le precauzioni, a parte i soliti scimmioni che non si lavano le mani quando vanno al bagno, che mi è capitato di vederne diversi. A parte questo, insomma, si faceva abbastanza attenzione all'igiene. Detta questa cosa, mi è sembrato interessante l'apertura con il 6 High Level Expert Panel prima dell'Assemblea Generale, di cui io sono stato moderatore per il terzo track, quello sui diritti umani, il ruolo delle piattaforme, l'inclusività. Devo dire che sono stati abbastanza buoni. C'erano una media, almeno nel mio mi hanno detto che c'erano 15.000 persone collegate online, quindi dovrei dire che è un buon risultato lì per lì. È stata un'occasione molto, molto interessante. Non so se lo dico adesso o volete far parlare prima Vittorio e Veronica. Sì, mi piacerebbe sapere anche un po' da parte loro, anche perché io non so se voi avete fatto magari gli stessi percorsi, nel senso che quando noi siamo state all'IGF, quindi per esperienza anche personale, mi sono accorta che comunque ognuno di noi sceglieva un po' anche i topic in base ai propri interessi, perciò non so se magari insieme a Veronica o insieme a Vittorio avete magari condiviso più o meno gli stessi percorsi, cioè avete ascoltato anche le stesse relazioni. Veronica dice di no, ok, quindi credo Infatti che non avete ci preso. siamo mai incrociati, cioè io, Ok, quindi Vittorio e magari le Veronica. impressioni sono. Ah, interessante, ancora meglio, quindi sono No, proprio eterogenitori. ci vedevamo nei corridoi, però ma l'abbiamo fatto apposta, l'abbiamo fatto, che ne sai tu? Ok. Per lì sul caffè, così c'era più dibattito, ok.
Veronica, scusa, sì, dicevi. No, no, dicevo che vabbè, con Vittoria ci siamo visti durante un workshop, lui è anche venuto al mio e poi io sono andata alla main session di Arturo dove c'è stato questo fuori programma bellissimo, che devo dire Arturo ha gestito anche molto bene, devo dire. E poi per il resto no, credo sono convinta che abbiamo seguito un po' dei track diversi, differenti, anche in base al ruolo, diciamo, le voci che dobbiamo portare all'IGS, quindi credo che abbiamo vissuto un po' l'IGS in maniera diversa. Eh beh, sì, ma quindi praticamente tu mi dicevi, mi avevi accennato anche del fatto che avevi seguito un po' un percorso un po', diciamo, più relegato a quello che hanno fatto i giovani anche, quindi connesso a temi un Sì, po'. Quindi hai sì. visto un po' questa grande partecipazione dei giovani anche tu? Beh, prima perché ho partecipato attivamente al progetto Youth Summit, Ok. sono stata in E del Working Group sull'intelligenza artificiale e quindi abbiamo lavorato negli scorsi mesi a partire da ottobre. C'è stato ovviamente durante i mesi, ci sono state delle discussioni, degli approfondimenti e ogni gruppo è venuto fuori con dei action point, perché l'obiettivo di quest'anno era quello di dire agli altri stakeholder: siamo giovani, sì, però siamo anche molto preparati. Infatti, posso confermare che i ragazzi erano tutti molto preparati, sono stati guidati anche molto bene. È stato un po', c'è stato un bel po' di disappunto, sulle modalità che è stata, diciamo, organizzato il summit dei giovani, perché, l'ha voluto come main session, quindi ha invitato anche degli stakeholder appartenenti al governo polacco. Ci sono alcuni rappresentanti dell'Etiopia, quindi che ospiterà l'IGF del prossimo anno. Loro hanno, diciamo, gli esperti, quelli un po' più simili. Dopo aver parlato, loro sono usciti. Quindi sostanzialmente i ragazzi hanno poi presentato i point of action stato prima e poi se ne sono andati. Non è stato molto carino, non è stato, non c'è stata una forma di accoglimento di questi action point, perché alla fine l'obiettivo è sempre quello di presentare ai vari stakeholders la direzione in cui i giovani si desidera in cui i giovani desiderano andare, quindi dicendo agli stakeholder, agli esperti, ai senior, quelli che comunque hanno il potere, o comunque comunque ci lavorano, che lavora nelle diverse aree: guardate, noi vorremmo andare in questa direzione. Questa cosa non c'è stata, e questo quindi è stato anche un punto che abbiamo anche sollevato in un incontro successivo con alcuni. Abbiamo dovuto chiedere appositamente una tavola rotonda privata con alcuni europarlamentari che si sono seduti e hanno detto: che cosa ci dite? Che cosa volete? Quali sono le preoccupazioni? C'era un evento apposta per questo, molto articolato, anche molto strutturato, c'era un lavoro dietro. Però ecco, abbiamo avuto un evento parallelo. Assolutamente, no, beh, forse anche questa è l'essenza dell'IGF. A proposito di questo, pensavo e mi ricordavo anche il fatto che 2 anni fa abbiamo incontrato anche lo stesso Vittorio a Berlino. Quindi, a maggior ragione, Vittorio, ti volevo chiedere, ed era una curiosità che un po' mi portavo da tempo, mi chiedevo come secondo te è cambiato l'IGF da quello che hai visto a Berlino a quello che hai visto magari in Polonia, perché
credo che secondo me i feedback siano stati completamente diversi, cioè probabilmente a Berlino c'era anche un'aria, si respirava anche un'atmosfera diversa, un po' forse anche più propositiva magari rispetto a quella che c'è stata in Polonia, o magari è soltanto una mia impressione. Quindi tu che puoi fare materialmente il confronto tra i due GF, cosa è cambiato? Ma in realtà è chiaramente cambiato il mondo, cioè il clima è diverso e questo è necessariamente un effetto della situazione generale. Però diciamo questo IGF è stato, per quanto con una partecipazione in persona ovviamente molto più ridotta, però è stato non troppo diverso secondo me da quelli precedenti, cioè c'è un senso di ritorno verso la normalità, appunto un po' diciamo a spizzichi e bocconi, perché intanto diciamo, la cifra dichiarata è stata, mi sembra, di 2700 partecipanti in persona e di circa 10.000 registrati per la partecipazione online. E probabilmente, diciamo, se dovessi giudicare io in base alle sale, forse di questi 2700 ce ne sono stati un migliaio che hanno seguito tutta la settimana, diciamo, però sono comunque un numero cospicuo. È vero che, come diceva Arturo, in gran parte erano africani, persone dal paese in via di sviluppo, probabilmente arrivati lì con una borsa, e probabilmente per cui questo viaggio, ancorché complicato dal punto di vista pratico, era comunque una grossa opportunità, insomma, comunque, e quindi hanno magari preferito sfidare un po' il Covid e le difficoltà, mentre per chi veniva da paesi, diciamo, sviluppati, paesi più avanzati, con magari molto migliori possibilità di partecipazione in remoto in termini di infrastruttura, di banda, di possibilità in generale, e magari altre cose, magari un pochino più forse di attenzione ai rischi del Covid, o paura per i rischi del Covid, chiaramente dai paesi sviluppati, insomma, la partecipazione è stata molto ridotta. Mi sono sorpreso da vedere comunque un certo numero di americani, anche piuttosto noti, diciamo, nei nostri cercoli, che hanno sfidato il viaggio, eccetera. Però per il resto, appunto, asiatici c'erano pochissimi, sudamericani ce n'erano pochissimi, europei un po' di più perché era più vicino. Però è stata comunque un'esperienza, secondo me, abbastanza simile all'IGF precedente, ovviamente su scala ridotta in termini di partecipazione in persona. Forse, paradossalmente, questo ha un po' creato il problema che specialmente diverse sessioni in cui c'era una grande preponderanza di partecipanti online, paradossalmente chi era lì di persona è stato quasi svantaggiato, nel senso che veniva quasi dimenticato lì in un angolo. Probabilmente anche, diciamo, in termini di riflessioni organizzative per l'anno prossimo, bisognerà garantire comunque sempre la presenza o di un moderatore sul posto o comunque di un'attenzione per chi è rimasto in sala e paradossalmente alle volte ha dovuto collegarsi su Zoom per chiedere la parola e poter intervenire. Per il resto, come temi, vabbè, l'IGF si sa che è una macchina di contatti, networking e di, diciamo, misurare per ogni stakeholder, misurare la temperatura, il trend degli altri stakeholder e quali sono i temi emergenti. Non è un posto dove si prendono decisioni, non lo sarà mai. Adesso, diciamo, la meta discussione principale è stata attorno a questa idea del nuovo leadership panel proposto, che secondo me non cambierà molto. Come ha detto gentilmente Milton Muller, verrà cortesemente ignorato, come è stato cortesemente ignorato tutto il resto che è stato fatto dall'IGF, salvo quando serve qualcuno. Però, diciamo, a parte questa discussione sugli aspetti deliberativi, che secondo me non ci saranno mai, è stato molto interessante vedere dove vanno temi ormai abbastanza universali, come la sovranità digitale in particolare, che è interessante per noi europei, più i soliti temi di encryption, libertà di espressione. Insomma, io ho partecipato a diversi, ho seguito un po' questa traccia, diciamo, della regolamentazione della big tech e delle solite discussioni della società civile e attivismo di diritti digitali. È stato, insomma, interessante. Secondo me ci sono delle cose che bollono in pentola, specialmente in Europa con le nuove regole, ed è stato utile essere lì e discuterne con altri. Il mio highlight è stato il panel in cui poi alla fine ho parlato insieme a Cory Doctorow e a Marcel Colaia, vicepresidente del Parlamento Europeo, sul tema proprio specifico della regolamentazione dei social media e dell'unbundling, della moderazione, della selezione dei contenuti, della funzionalità di social media, diciamo, di hosting e posting dei contenuti in generale, che è una proposta di Article 19 e di altre NGO, che potrebbe servire a fornire delle alternative al sistema di moderazione e di propagazione dei contenuti di Facebook, che effettivamente ha una serie di difetti piuttosto evidenti e anche si presta alla disinformazione, alla propaganda, all'estremizzazione, a una serie di cose. Però diciamo anche la discussione poi sulla regolamentazione delle piattaforme. Vittorio, scusami, io vorrei farti una domanda a riflessione, perché rispetto anche a quello che ha detto Federica, che evidenziava in termini di paragone
dal tuo punto di vista le differenze tra Berlino, Germania e Polonia, in realtà tu hai una conoscenza storica di questo processo ben più ampia, perché sei stato attivamente presente, da quello che mi risulta, praticamente sin dall'inizio di questa evoluzione del forum, sia nel contesto globale, fin dall'inizio, esatto, sia nel contesto nazionale. Quindi con un orizzonte che è ad oggi pienamente completo, dall'inizio, dalla genesi all'attuale sviluppo, ti senti di evidenziare le criticità, partiamo da quelle, e poi i valori aggiunti che in questo arco temporale così completo tu hai direttamente vissuto, fortuna per te. Perché, apro una parentesi, io purtroppo la parte più bella sento di averla vissuta da studioso nei libri, mentre voi siete stati protagonisti attivi di quella fase che non c'è più, per poi vivere, diciamo, gli ultimi tratti di ciò che c'è stato di bello, verso poi un progressivo declino che in parte, per quanto riguarda i giovani, ma non solo, per esempio descrive Veronica quando sottolinea quella serie di criticità, di indifferenza verso le generazioni dei giovani. Ormai io mi sono rassegnato a vedermi con i capelli bianchi, senza nessuna novità sulla valorizzazione dei giovani, che sembra uno slogan buttato lì sistematicamente per dire che ci sono, ma poi gli stessi problemi che oggi segnala Veronica, ieri segnalavamo altri partecipanti, domani segnaleranno altri, resteranno sempre di fatto esistenti. Quindi rispetto a questo, tu cosa vedi in un orizzonte molto più completo e preciso di noi dall'inizio alla fine di questo processo? Ma detto che i veri esperti sono Stefano e Laura, perché comunque io ho avuto un grosso buco, diciamo, tra il 2009-10 fino al 2017-18 alla fine, perché poi ho ricominciato praticamente da Berlino. Però diciamo fino al 2016 ho seguito poco l'intergovernance. Però ci sono effettivamente delle considerazioni importanti da fare. Cioè, alla fine l'IGF che abbiamo oggi non è troppo diverso da quello che si era immaginato appunto nel 2004-2005 come risposta all'epoca a una pressione che voleva mettere l'amministrazione di Internet nelle mani direttamente dell'ITU e in generale di governi e parti intergovernativi. In fondo l'IGF nasce come risposta da parte della comunità Internet per promuovere questa idea del concetto di multistakeholderismo. Però si sapeva fin dal principio che forse uno dei punti deboli del concetto di multistakeholderismo è che non si decide niente. Quindi quello che puoi fare è radunare tutti nello stesso posto, avere grandi discussioni, cercare di costruire consenso con la discussione, con la convinzione di tutti gli stakeholder. Se poi c'è qualche stakeholder che vuole ignorare il consenso, lo ignora. E forse paradossalmente questo approccio, che ha tanti vantaggi, in fondo è quella la base di Internet, quello che ha permesso a Internet a crescere, cioè, quindi non lo rinneghiamo. Però questo approccio negli ultimi 10 anni ha dimostrato un grosso fallimento, nel senso che non è riuscito a prevenire la centralizzazione di Internet nelle mani di poche grandi aziende. Per cui paradossalmente ha forse prevenuto un controllo governativo molto forte, che avrebbe spento la capacità di innovazione, di comunicazione, libertà di espressione, tutto quello che vogliamo. Però di fatto ha creato un problema nel fatto che, non essendoci delle regole che impedissero questa grande concentrazione di mercato, di fatto adesso il futuro di Internet è nelle mani di poche grandi aziende. E nel momento in cui, che so, un'azienda come Apple decide da domani tutto il mio traffico viene cifrato dal dispositivo ai miei server, passa attraverso i miei server e non passa più tramite gli SP lo gestisco io, lo faccio girare io dove voglio. O in cui aziende come Google magari decidono di non usare più la Internet pubblica per scambiare i pacchetti, ma di far girare tutte le cose per il mondo su una loro rete privata sostanzialmente. Ecco, questo cambia pesantemente gli effetti di policy, le possibilità di intervento, di fare regole della collettività, dei cittadini e degli stati e così via. E quindi, insomma,
Da questo punto di vista, le spinte che ci sono adesso per rivedere il modello sono legate a questa ricerca spasmodica di modo di contenere questo potere del grande Big Tech e di rivendicare il fatto che anche gli stati, come rappresentanti insomma, democratici, gli stati democratici, come rappresentanti dei loro cittadini, devono avere forse anche l'ultima parola su una serie di decisioni relative al contenuto, all'uso di internet, alle regole dei mercati e così via. In tutto questo l'IGF rischia un po' di uscirne ancora più ridimensionato perché la discussione si è spostata appunto in termini di sovranità digitale, di norme più stringenti fatte dai parlamenti nazionali o nel nostro caso europeo, però io credo che invece abbia ancora un ruolo, per cui alla fine intanto c'è una questione di implementazione delle regole, poi c'è comunque una questione di fare le regole giuste, e su questo i governi hanno ancora un disperato bisogno di confrontarsi e di ascoltare gli altri stakeholder della rete. Ma infatti qua vorrei fare anche una domanda un po' provocatoria probabilmente, cioè ma oggi si sente sempre più parlare di frammentarietà della rete, cioè oggi non si parla più di un internet univoco come lo conoscevamo noi, quindi il vero internet per come è nato, quindi oggi che senso ha parlare ancora di Internet Governance Forum in un momento in cui come se si stessero andando a creare tanti spazi di rete, cioè come se non ci fosse più un internet unico. Cioè, quindi qual è il valore dell'Internet Governance Forum ancora oggi nel 2021? Ma sì, allora, se posso dire la mia da vecchio boy, io ho, come dire, l'impressione che noi vecchi, io sono uno dei più vecchi, siamo un po' colpevoli, in particolare quelli di noi come me e come alcuni altri, per la verità pochi in Italia, che partecipavano anche ai gruppi dentro ai ETF, abbiamo delle grosse responsabilità in questo, cioè c'è un legame tra quello che è andato succedendo in IETF e quello che poi dopo è diventato anche l'IGF. In IETF, voglio dire, abbiamo, cioè, prima di tutto le ultime volte che ci sono andato, e mi riferisco già a molti anni fa, in realtà si cominciava a vedere un certo disimpegno, no, oddio, non lo chiamerei neanche disimpegno, cioè il problema è che, voglio dire, ok, d'accordo, non sono più i tempi dei grandi vecchi, eccetera, eccetera, e quelli purtroppo non li recupera più nessuno. Il vero problema è che comunque alcune cose dello spirito originario degli ETF, per cui in realtà c'era un problema di protocollo, c'erano delle cose nuove da fare, ti mettevi lì, ti mettevi a discutere nell'apposito BOF, poi discutevi nella mailing list e si andava avanti, diciamo, seguendo questo metodo e così via. La verità è che a un certo punto della vita tutta questa gente qui, un pochino per volta, è sparito. Hanno cominciato a comparire una quantità enorme di cinesi, di indiani, e Google e Microsoft, eccetera, che fino a un certo punto della vita non avevano mai alzato foglia su alcune di queste cose, e in realtà arrivano già dentro con un protocollo già scritto, con una cosa già fatta, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, voglio dire, in realtà anche quello che è la storia del background tecnico che è custodita all'interno di ETF, la storia del background tecnico che è, diciamo, stato all'inizio ciò che ha creato la rete per come la conosciamo, e secondo me noi vecchi siamo un po' colpevoli di non aver saputo trovare qualcuno che continuasse, cioè,
anche, oddio, non ha molto senso che io adesso alla soglia dei 68 anni continui a fare gli ETF-er. Bisognava che io mi preoccupassi di trovare qualcuno che facesse questo accidente di, virgolette, mestiere, queste attività, prima di andarmene, porco Giuda. Cioè, allora, questi, certo, sono, questi comunque sono i cambiamenti, ecco, del no, ma è, tra l'altro è un tema che all'ETF, in cui invece partecipa sicuramente solo da 3-4 anni, paradossalmente, ci si pone continuamente, ma si scontra poi con questa cultura di gente che è lì da comunque da 40 anni e non vuole trovare le persone che, cioè, i pochi residui che sono ancora di quell'ondata lì, o quelli che sono magari arrivati, come dici tu, magari nel 2000, eccetera, in un'altra, con un'altra mentalità, adesso non sono contenti di far entrare i giovani, perché ci vuole il coraggio a far entrare i giovani e dire io mi tolgo posto perché ci bisogna una nuova generazione, che è una cosa sacrosanta, ma non tutti sono disposti a fare, specialmente quando su quella roba ci girano industrie che ha prodotto 5 aziende che valgono trilioni di dollari. No, è che, Vittorio, a me sembra che le due cose siano in qualche modo inevitabilmente legate, ecco, per no, dire... ma è così. Poi se parliamo di frammentazione, io su questo sono un po' eretico rispetto alla casa madre, nel senso che se parliamo di frammentazione a livello di protocollo di rete sono completamente d'accordo che è un problema. C'è una spinta di Huawei che vuole imporre il nuovo IP, che è una roba che non si capisce cos'è, ma in pratica vuol dire una roba più simile a un sistema di telecomunicazioni con più controllo. Vabbè, questa è una roba che tanto non vuole nessun altro e non credo che andrà mai da nessuna parte, se non forse in Cina, dove la imporranno per decreto. Però poi se parliamo invece di policy, qui invece c'è questa idea della rete comunque completamente senza confini, tanto non è mai esistita, cioè la frammentazione in termini di policy, di regole, eccetera, esiste fin dal principio, perché dal primo minuto in cui è diventata una cosa di rete, già negli anni una cosa di massa, già negli anni 90 i paesi hanno cominciato a legiferare, magari con totale incompetenza, facendo robe inapplicabili o che facevano danno, però comunque questo fatto che in ogni nazione ci fossero delle regole anche un po' diverse c'è sempre stato. E poi di fatto abbiamo scoperto che questa cosa della frammentazione a livello di giurisdizione, di regole, diventa necessaria se tu vuoi, da una parte, difendere la tua economia, la tua autonomia, la tua sicurezza nazionale, perché se tu dipendi completamente dai servizi, che siano americani, per quanto gli americani sono nostri alleati, che siano cinesi, poi se capita una cosa come il Covid, o peggio, capita una guerra, sei totalmente fregato, la tua società si ferma, la tua economia si ferma, perché non sei dipendente da altri che possono non avere più i tuoi stessi interessi o semplicemente privilegiare se stessi rispetto a te, anche se sei loro alleato. E poi c'è questo problema anche del fatto dei contenuti, che comunque culturalmente abbiamo delle idee di cosa si può e non si può dire su una rete molto diverse da nazione a nazione, addirittura all'interno dell'Europa, figuriamoci tra Europa e America. E quindi, insomma, alla fine temo che un po' di frammentazione sia non solo normale, ma forse anche auspicabile come metodo per riportare, ribilanciare un po' questo equilibrio tra gli stati nazionali e tutta l'architettura democratica costruita in alcuni secoli e queste nuove megapotenze internazionali che altrimenti fanno quello che vogliono. Per cui, insomma, io non mi preoccupo troppo. Noi non ci siamo mai preoccupati tantissimo dei contenuti. Però nel senso che dal nostro punto di vista il problema era ancora quello di far crescere i protocolli, far crescere la rete, eccetera eccetera. In realtà avevamo quella come mission, tanto per essere chiari. La mission comunque è sempre stata quella, perché comunque non ci sono state, secondo me, nemmeno delle alternative. Anzi, approfitto, diciamo che Arturo, ecco, ti rivedo in linea, abbiamo iniziato a introdurre, cioè, ho fatto una domanda un po' provocatoria, magari te la rilancio, diciamo, ma come si può parlare ancora oggi di Internet Governance Forum in un momento in cui stiamo attraversando un periodo di totale frammentarietà della rete, quindi non c'è più un'idea unica, univoca della rete, ma stiamo attraversando, ecco, un momento particolare, cioè c'è veramente un attore che oggi si può ritrovare all'interno dell'Internet Governance Forum, cioè qual è il vero ruolo oggi? Serve ancora? Ma io ho sentito tutto quello che avete detto, okay. Penso che ce n'è ancora più bisogno di prima, okay. Cioè oggi abbiamo ancora più bisogno di un forum multi-stakeholder che prova a cambiare le cose con l'esempio, attraverso la persuasione, il convincimento di persone che sono culturalmente distanti
fra di loro. È proprio la situazione attuale che ci obbliga a farlo. Noi ci siamo resi conto, forse durante la pandemia, dell'importanza, della insostituibilità di una risorsa come internet per sopravvivere alla pandemia. È certo che i big player ne hanno approfittato per affermare le proprie logiche, per monetizzare i progetti che hanno realizzato. C'è qualcuno che ha utilizzato la rete per fini geopolitici, però non c'è un'altra strada. Cioè, la rete internet è lo strumento per abbattere le disuguaglianze economiche e per affrontare efficacemente i problemi che attanagliano le popolazioni, il cambiamento climatico, la fame, le ingiustizie, l'autoritarismo. Cioè è internet lo strumento. Allora, quello a cui dovrebbe servire l'Internet Governance Forum, a cui può contribuire l'Internet Governance Forum, è questo dialogo globale, questa presa di consapevolezza che intanto la razza umana è una sola e che deve cooperare per affrontare le sfide tremende dei prossimi anni, a cominciare dal cambiamento climatico. E poi è un luogo di dialogo dove si incontrano appunto politiche, interessi e culture diverse. Quale posto migliore per cercare di sviluppare la cooperazione tra gli esseri umani? Quindi di governance di internet abbiamo assolutamente bisogno, perché è una infrastruttura non sostituibile. D'altra parte, il dialogo anche acceso, franco, onesto, deve essere alla base dei motivi per cui ci si incontra in un forum. Mi rendo conto che, essendo organizzato e gestito secondo le regole delle Nazioni Unite e in una prospettiva multi-stakeholder, chiaramente necessita di un linguaggio, di regole che sono innanzitutto basate sul rispetto reciproco e sulla diplomazia, anche laddove non sopporti quello che ti sta di fronte, però lo devi fare. Per quanto riguarda la rappresentatività e lo spazio da dare ai giovani, guardate che lo spazio non viene dato neanche ai vecchi in questa società, eh? Cioè, neanche voglio dire, il mondo è fatto da sempre da gruppi di potere organizzati che gestiscono innanzitutto i loro interessi e qualche volta sono in grado di mascherarli come gli interessi di tutti quanti, però è da sempre così. Quindi il problema, sicuramente dobbiamo fare qualcosa laddove noi crediamo che i giovani portino idee nuove, e non è sempre vero, laddove portano competenze elevate e non è sempre vero. È chiaro che il problema, secondo me, è l'autoselezione fatta dall'IGF, nel senso chi ci va e chi ha ricevuto un finanziamento e chi è pagato dal proprio governo e chi rappresenta degli interessi, anche se sono interessi del piccolo e bello, ecco, diciamolo così per dirlo in una maniera carina. Però alla fine quelli che ci vanno rappresentano degli interessi, ma gli stessi giovani rappresentano l'interesse di entrare a fare parte dei decisori. Non scherziamo, nel senso che, cioè, non è che perché uno è giovane è buono per definizione o è giusto per definizione, non è neanche che siccome vieni da un paese democratico sei buono e giusto per definizione. Abbiamo visto come hanno organizzato e come organizzano l'IGF Italia, come si è rappresentato l'IGF Italia. Voglio dire, il rapporto è arrivato stamattina, allora io mi chiedo come hanno fatto l'IGF globale a vedere il rapporto dell'Italia, come hanno fatto a partecipare alle varie NRI che c'erano all'IGF globale senza una posizione già definita e, come dire, legittima, pubblica e così via. Quindi noi dobbiamo aumentare gli sforzi. Poi io personalmente vi dico che sono stanco, ci credo di meno e crescere per me ha significato fondamentalmente accettare
di non poter cambiare quello che non posso cambiare, e allora provo a dare un piccolo contributo laddove posso, magari appunto facendo il provocatore o facendo da scudo ai ragazzi che vengono a protestare all'IGF, però più di tanto poi uno non può fare. Perciò io credo molto nel valore, ad esempio, della presenza di uno come Vittorio, che è sempre molto, molto ben informato, che segue il dibattito, eccetera. Però vi dico anche che io ho seguito il panel sulla cyber security, dove c'era il Consiglio d'Europa, c'erano la Francia, la Polonia, la Germania e il Dipartimento di Stato americano. Cioè, là si è detta una cosa che a me mi ha fatto tremare i polsi, si è detto, cioè, al prossimo grande ciberattacco informatico possiamo rispondere con strumenti cinetici. Che vuol dire? Vuol dire che si può fare la guerra dopo un attacco informatico, ok? Cioè, fondamentalmente questi si sta ragionando anche a livello di framework europeo della possibilità di ingaggiare una guerra fatta con i missili, delle bombe che esplodono, di fronte a un attacco informatico, che è uno dei rischi maggiori che corre oggi la rete, perché sapete che esiste una cyber war strisciante non solo fra i singoli stati, penso ai filo palestinesi e ai filo iraniani, o ai filo palestinesi e filo israeliani, o addirittura gli stati coinvolti in alcuni casi. Cioè, penso a una guerra che è una guerra diplomatica, una guerra economica, è una guerra sociale. Guardate che in Africa le cose vanno malissimo. I tunisini, gli attivisti tunisini dicono che le nuove regole governative di fatto rappresentano una nuova forma di dittatura per quanto riguarda l'uso della rete. In Namibia gli attivisti combattono contro le discriminazioni di genere e le aggressioni alla comunità LGBTQ online. In Uganda, in Sudan hanno spento internet prima delle elezioni. In Turchia Erdogan, come si alza la mattina, decide se YouTube e Wikipedia possono essere raggiungibili oppure no. Voglio dire, cioè, è una situazione tremenda. D'altra parte, senza internet che fai? Come fai? Voglio dire, cioè, internet è l'infrastruttura su cui viaggia tutto quanto, non è solo l'e-commerce. Cioè, anche io ci ho parlato, ci ho ragionato, ci ho studiato, anche i pacemaker adesso vengono connessi online. Voglio dire, gli arti bionici, biomeccanici di persone di persone cyborg funzionano con la rete, quindi lo stesso, la rete fa funzionare le smart cities, e la rete serve alla protezione degli edifici domotici e così via, quindi è insostituibile. Allora bisogna ragionare su che cosa, su che tipo di influenza possiamo avere noi. Io penso che la nostra influenza è scarsa, e intanto, come ho detto mentre moderavo il mio panel, ho detto: guardate che io mi sono cancellato da Facebook, guardate che io non uso WhatsApp, cioè guardate che sto sperimentando Instagram per vedere se è vero che Instagram fa così male all'autopercezione delle giovani donne e così via. Ho detto: io non ci credo alla buona volontà delle grandi piattaforme tecnologiche americane, che sono quelle che usiamo in gran parte dell'Occidente, ma lo potevo dire anche per le piattaforme asiatiche, per quelle cinese, Baidu, WeChat e così via. Quindi è chiaro, ci sono i poteri forti che hanno fatto il takeover della rete, ma questo lo sappiamo ormai da 30 anni, scusatemi, cioè io non, cioè, veramente da attivisti, da brave persone, da cittadini consapevoli, noi abbiamo sempre cercato di vedere il lato positivo della rete, ma guardate che a parte un po' di autonomia della comunità degli ingegneri, dei tecnici di internet è stata sempre una roba dei grossi poteri. Cioè, i grossi poteri, quando hanno cominciato a capire il potere, cioè, fino a che i governi non capivano che cosa fosse questa straordinaria invenzione, è andato tutto bene, c'era spazio di sperimentazione, di innovazione, soprattutto, anche soprattutto ai margini della rete. Ma quando i governi hanno mangiato la forza
Foglia hanno capito il potenziale enorme che ha in termini di propaganda, di controllo, di sorveglianza, di affermazione geopolitica, eccetera. La rete non è più stata libera, quindi è chiaro che c'è questa frammentazione che dicevate, è consustanziale alle reti internet, perché ci sono diversi modi di approcciarsi al tema della sovranità che diventa sovranità digitale. La differenza dove sta e dove che noi possiamo dare un contributo? La differenza sta nel fatto che sovranità digitale per gli americani è controllare i flussi di informazione e garantire il libero sviluppo delle forze di mercato, ok? Per i cinesi riguarda la gestione e il controllo della società affinché si sviluppi secondo dei valori, dei principi che sono quelli stabiliti dal Partito Comunista Cinese, che pure si evolve ogni giorno, e poi c'è l'Europa, per cui sovranità digitale è protezione dei cittadini, protezione del suo sistema di welfare, a cominciare dai temi della privacy. Quindi ci sono questi tre grandi blocchi. Noi dobbiamo rafforzare il blocco europeo, mi pare evidente, cioè il tentativo di creare delle forme di regolamentazione adeguate senza creare la overregulation che bloccherebbe l'innovazione e che trasformerebbe probabilmente e che darebbe troppo potere ad alcuni stati poco democratici, ma soprattutto lascerebbe le mani libere alle grandi piattaforme. Guardate, le grandi piattaforme sono contente di dover fare self-regulation, perché quando fanno self-regulation se la suonano e se la cantano. Allora è chiaro che noi non possiamo ammazzare l'innovazione sovraregolamentando il funzionamento della rete e dei servizi essenziali che offre, a cominciare dal web. Però dall'altra parte non si può lasciare la roba in mano alle grandi piattaforme. E purtroppo il tema della dipendenza, quello che diceva Vittorio, io sono molto d'accordo, il tema della eccessiva dipendenza tecnologica e infrastrutturale che il nostro paese e l'Europa scontano nei confronti degli Stati Uniti è un problema serio. Però d'altra parte, a chi ti affidi? Ti affidi al New IP Project dei cinesi? Che fai? Ti affidi alla rete RU della Russia che taglia i nodi di scambio a seconda di come si gira Putin la mattina? Voglio dire, è chiaro che continuare a collaborare, a convincere i nostri cugini americani che forse ci sono delle cose nate in Europa che funzionano meglio per tutti, ad esempio la GDPR, che in tutte le sessioni dove sono stato veniva presa a riferimento di una buona regolamentazione, a cominciare dalla GDPR, io penso che è là che noi possiamo dare il nostro contributo. Poi ci sono gli ingegneri, ci sono i Remo, i Vittorio, cioè quelli che possono partecipare all'IEE, all'IETF, al V3C, quello che vi pare, potranno dare un loro contributo lì. Però effettivamente, come si diceva, l'epoca delle RFC, delle Request for Comments, è praticamente finita, nel senso che chi può fare queste cose e chi ci mette i soldi? D'altra parte noi viviamo in una società dove l'attivismo, il volontarismo, il volontariato, il tempo libero a gratis, ma chi lo regala più? Cioè, ma pure io mi sono stufato, vi dico la verità, nel senso che io sono andato all'IGF perché invitato da loro, ma francamente se io devo andare, devo disporre, devo dare il mio tempo a qualcuno, voglio essere come dire, pagato per questo, cioè voglio che questo scambio avvenga secondo un sistema, cioè in maniera anche vantaggiosa anche per me, cioè non è che posso fare il volontario per una vita. Quindi da questo punto di vista uno dovrebbe investire sui giovani, secondo me, nel senso che per il giovane è un'occasione di apprendimento, è un'occasione di visibilità, è un'occasione di imparare delle cose, perché diciamoci per la verità, non è che i giovani arrivano imparati lì. Guardate che io sono rimasto impressionato dal sentire certi discorsi della capacità filosofica, diplomatica, persuasiva di alcuni rappresentanti che erano lì. C'è gente che si vede che c'ha una storia alle spalle, c'ha uno studio alle spalle,
c'ha un governo alle spalle. Quello che mi è dispiaciuto molto è di non vedere il nostro governo lì, cioè io quello che mi ha fatto, lo dico proprio, mi ha fatto incazzare, anche se poi ho cercato di minimizzare parlandone con altre persone, cioè non c'era una delegazione governativa, e voglia che poi mi hanno spiegato nella lista dell'IGF Italia, mi hanno spiegato, ma però stavamo connessi sulla sessione dell'NRI, sulla sessione... Ho capito, ma eravate connessi 2-3 persone, facile, mi connetto pure io, mi posso connettere a 100 conferenze al giorno, sono più quelle a cui rinuncio che quelle a cui partecipo. Il punto è, c'era una posizione italiana, ma hanno detto, la posizione italiana l'abbiamo discussa nei vari panel. Come avete fatto a discutere la posizione italiana se non c'era il rapporto finale dell'IGF Italia? Sono veramente incuriosito. Cioè, me lo dovete spiegare, è arrivato stamattina il rapporto finale, ma bisogna affidarsi a quelli che c'erano. Va bene, mi affido e voglio essere fiducioso. Da questo punto di vista direi che forse noi dobbiamo ricominciare a mettere i piedi nel piatto, nel senso ISOC Italia, secondo me, deve rimettere i piedi nel piatto di IGF Italia, nel senso che non può passare l'idea che l'IGF Italia è fatta di una passerella di persone, dal ministro Bianchi alla Ascani a Brunetta, gente che non ha mai raccolto un ceppo da terra e viene a parlare di internet governance, di libertà della rete, di indice DESI e compagnia bella. Sappiamo benissimo, cioè, noi siamo vecchi, cioè l'abbiamo, sono 20 anni, noi dal 2003 stiamo appresso a questa roba, dal World Summit on Information Society di Ginevra, poi Tunisi e poi questi 16 anni di IGF. L'abbiamo visto i nostri governi, molti e diversi, che sono succeduti, quello che hanno prodotto. Niente, non hanno prodotto niente. Cioè la Carta dei diritti di Internet sta ancora lì ferma in Parlamento, c'è ancora una mozione. Che cos'è? Una legge, una regola. E ancora, a me mi sembra una scimmiottatura il fatto che l'IGF Italia si ritorni a parlare dei diritti della rete. C'hanno una proposta lì, ma la valutassero e la scrivessero. Dopodiché però penso che, ad esempio, Mattia Fantinati, il presidente dell'IGF Italia, mi sembra una persona ragionevole, ci ho parlato a lungo all'IGF e gli ho detto proprio questo, ho detto fai qualcosa per rimettere insieme le comunità internet italiane, perché guarda che il punto di vista di IGF Italia è percepito come unicamente governativo in questo momento, quindi assumi qualche iniziativa. Detto dal mio punto di vista, se fai una proposta equilibrata, io ti darò il mio aiuto, il mio piccolo aiuto per quello che posso dare, ma bisogna farlo, perché cioè le idee che c'ha ISOC Italia e che stiamo esprimendo pure stasera, queste vanno portate all'IGF Italia, sennò quella è solo una passerella dei soliti quattro politici che hanno bisogno di un po' di notorietà, un po' di visibilità. Ho parlato troppo, scusate. No, anzi è stato super interessantissimo quello che hai detto, Arturo, davvero. Ho visto tra l'altro anche che, oltre che Angelo, anche Daniele, prima mentre parlavi applaudiva, infatti anche proprio incalzava ancora di più il discorso dell'IGF Italia, cioè penso, l'ho visto particolarmente attento e interessato. Daniele, forse volevi aggiungere qualcosa a proposito del discorso IGF Italia? Sì, assolutamente, a parte che è sempre un piacere stare ad ascoltare, pure non si dovrebbe spegnere. Anche però sicuramente... Esatto, no, anch'io, farei partire Arturo 2 ore. Sicuramente tanti spunti molto interessanti. Volevo portare la mia esperienza legata a partecipazione a tavola internazionale, in particolare al mondo di YouTube. Purtroppo lì è molto chiaro che è un posto molto piacevole in cui lavorare quando sei nei working group, perché i governi sono fuori. Quindi tu prepari dei white paper, dei position paper, che vengono poi, che portano la competenza, diciamo, di chi ci partecipa. Il problema è che poi quando nasce il comitato di standardizzazione, le nomine sono solo ed esclusivamente dei governi e quindi ti tagliano fuori. Ed è un peccato, perché documenti molto interessanti sono stati prodotti. Per contro invece in Europa abbiamo prodotto sempre working group che hanno prodotto documenti di studio, di position paper, di raccomandazioni al Parlamento, e qua più o meno nello stesso modo, poi dopo la parla passa alla politica e siamo tagliati fuori. Allora, ascoltandoti mi è venuta in mente una cosa: abbiamo dei validissimi giovani da un po' di anni e stanno facendo un lavoro eccezionale, trovo,
e quindi complimento con Federica e con Angelo per il lavoro che stanno portando avanti, che è molto prezioso. Però una cosa che forse si potrebbe fare è quella di cercare di creare dal basso dei multi-stakeholder forum veri e propri che possano durante l'anno, partiamo dall'Italia, poi magari vediamo se i risultati sono positivi, coinvolgiamo altri paesi nel fare, nel condividere questa esperienza e far tesoro assieme, dei multi-stakeholder forum che possono iniziare a discutere, diciamo, durante l'anno di posizioni e in questo modo a catalizzare le idee e possibilmente riuscire a realizzare anche dei documenti che possano poi essere presentati all'IGF internazionale in modo tale che si possa arrivare con un qualcosa che sia di stimolo. Perché la preoccupazione più grande che ho io è che noi stiamo andando, a partire dall'anno prossimo, in un mondo che cambierà forse in modo come non l'abbiamo ancora percepito, ma con l'esplosione che ci sarà dell'Internet of Things, industrial e non solo industrial, noi ci troviamo davanti ad avere una rete che governerà e dominerà e controllerà la nostra vita come mai è stato fatto. In questo momento qua una delle grida più forti che bisognerebbe alzare è quella contro le grosse compagnie che hanno in mano internet, che è quella di dire: guardate che ci sono dei diritti inalienabili che le persone hanno, e uno di questi è internet, il diritto a connettersi sulla base delle scelte che ciascuno di noi può fare, e citare il GDPR, e con la consapevolezza che i miei dati li gestisco io e dico io quando e come possono essere utilizzati. Se no, il rischio è che veramente ci troviamo poi tra pochi anni ad avere un governo che decide di farmi la guerra perché sono antipatico e mi stacca tutte le connessioni con le quali io vivo. Questo è un tema molto non solo la connessione a internet, ma la connessione di tutti i dispositivi che ho, che mi permettono di avere la macchina con guida automatica, di avere il frigorifero, il riscaldamento, eccetera, di vedere la TV. Riflettiamo, magari sono pessimista. Scusate, se interrompo, scusami Daniele, un attimino, sì. Solo Vittorio ci deve lasciare e voleva salutare, poi ricominciamo Daniele. Salutare, infatti. Scusate, io purtroppo confesso di avere un'assemblea di condominio in cui sono necessario. Allora vai a divertirti. Esatto, vado, sarebbe molto meglio poter rimanere qui, ma purtroppo ho promesso che almeno entro le 19 sarei sceso. Comunque, grazie a tutti, il tema è importante e credo che ci saranno occasioni anche nell'anno nuovo, anche come società internet, di organizzare discussioni più specifiche magari su alcuni di questi punti, quindi mettiamocelo anche come obiettivo e come discussione nel Consiglio, nella prossima riunione. Certo. Assolutamente, grazie Vittorio. Grazie, ciao a tutti. È domani. Sì. Ciao. Comunque, finisco subito. Quindi sì. La mia riflessione era questa di iniziare a ragionare su un qualcosa che vedo ancora molto trascurato. Tutto qua. Grazie. No, grazie a te Daniele. E a proposito anche di, insomma, dell'argomento che è emerso prima nella conversazione con Arturo, a proposito del dialogo intergenerazionale, mi sarebbe piaciuto anche capire un po' il punto di vista anche di Beatrice, perché lei è giovanissima, ancora più giovane di me tra l'altro, ha partecipato all'IGF Berlino e ci siamo ritrovate anche a parlare poi del fatto appunto della valorizzazione dei giovani e anche forse di quanto siamo indietro noi giovani in Italia rispetto anche ai giovani che abbiamo avuto modo di conoscere all'estero. Quindi mi ha colpito moltissimo anche l'intervento che ha fatto Arturo proprio in relazione alle riflessioni che spesso abbiamo scambiato con Beatrice. Sì, i vostri interventi per me, che come diceva Fede, sono ancora piccolina, ho 22 anni e mi sono avvicinata al digitale da pochissimo tempo, sono molto illuminanti e per me è sempre bello comunque ascoltarvi e essere anche a conoscenza di tutta una serie di esperienze che io ancora ovviamente non ho fatto. Quando ho partecipato all'IGF nel 2019 mi ero avvicinata al digitale, avevo cominciato a fare le mie prime attività da attivista in questo settore da pochissimo tempo. Io ho studiato giurisprudenza, sono al quarto anno e mi sono approcciata al digitale praticamente per caso e poi me ne sono innamorata e continuo, mi sono avvicinata anche ad ISOC e quando ho partecipato a Berlino all'IGF mi sembrava
cioè, mi ha colpito in maniera fortissima, sia per l'ambiente, perché contemporaneamente, al di là del brainstorming su tutti questi temi e sull'occasione, come parlava prima Arturo, per noi ragazzi, per noi giovani, di partecipare a questi eventi qui in maniera ovviamente del tutto volontaria e facendo volontariato, ma non mi sono neanche posta il problema, perché chiaramente per me queste sono delle occasioni di crescita fortissime. Perché hai la possibilità di entrare a contatto con gente che proviene da qualunque parte del mondo, proprio letteralmente, cosa che a me personalmente non era mai capitato. E la cosa che però mi ha colpito in negativo durante l'IGF di Berlino del 2019 è stato, come accennava poc'anzi Federica, il confronto con i miei coetanei, con coetanei che però provenivano dai Paesi Bassi, dalla Germania, e rendermi conto che per noi italiani il problema non è soltanto l'essere giovani e quindi non ancora adeguatamente formati, perché se penso ad esempio in maniera molto ristretta a quello di cui mi occupo io al momento e quello che auspico di fare poi in futuro, la mia formazione non tocca minimamente i temi legati al digitale e a qualche forma di regolamentazione, quindi tutto quello che io faccio e so in merito a queste cose è frutto di un impegno che io su di mia sponte ho deciso di investire in tal senso, perché non vengo minimamente indirizzata, cioè non c'è una benché minima informazione, guida, che dovrebbe partire secondo me già dalle scuole, e noi di queste cose abbiamo parlato tanto anche negli scorsi ISO Caffè. Mentre in una prospettiva internazionale queste cose, questo tipo di esperienze, questa proiezione è immediata, cioè dai primi gradi dell'istruzione che vengono praticamente presi e buttati in questi contesti dove gli dicono che ok, la loro dimensione è quella, ma c'è tanto altro, quindi per me è stato di fortissimo impatto. Poi noi, cioè ovviamente il mio apporto come singola persona durante quell'IGF è stato nulla, è stato un granello di sabbia, però abbiamo fatto tanto rumore perché secondo me presentarci come una delegazione di giovani italiani, tutti giovanissimi, tra l'altro gran parte di quella delegazione di giovani erano tutti provenienti dalla Sicilia, e io quando dico che sono siciliana ogni tanto mi sento un po' l'ultima degli ultimi, perché già siamo indietro come italiani, io sono siciliana e mi sento ancora più indietro. Confermo. Però allo stesso tempo tante sono le cose belle che abbiamo fatto anche a livello locale, che in primis ha fatto Federica, una serie di innovazioni che sono state portate avanti a livello comunale e provinciale, quindi secondo me è vero che noi giovani non entriamo a gamba tesa e facciamo la rivoluzione e cambiamo le cose, perché è vero che ci dobbiamo piegare spesso ad una serie di meccanismi che esistono, e dire che non ci sono o dire che è facile cambiare tutto sarebbe cioè anche insensato, probabilmente inutile, però secondo me è importante fare rumore. Si fa rumore chiaramente formandosi, ma anche avendo la possibilità e lo spazio di poter essere presenti in queste dinamiche qui, perché noi per esempio quell'anno abbiamo avuto la possibilità di conoscere l'allora ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. Mi ricordo fece anche un post, noi eravamo entusiasti per questa cosa, fece anche un post su Instagram con una nostra foto. Cosa abbiamo ottenuto da quel confronto con Paola Pisano? Concretamente nulla, rumore però, abbiamo fatto rumore in quell'occasione, e secondo me questa cosa è importante. Poi io mi sento di essere fiduciosa, qua secondo me lo scarto generazionale giova a mio favore, perché secondo me c'è ancora tanto da fare, magari in questa fase concretamente il mio apporto sarà nullo, sarà poco, però più avanti, passo dopo passo, secondo me c'è uno spazio per dei cambiamenti, con una discussione che si alimenta ovviamente continuamente. Qua mi entro per dire che sono assolutamente d'accordo, anche perché purtroppo forse il tema principale è capire come i giovani effettivamente possano concretamente fare qualcosa per l'IGF, cioè in realtà le idee, come ha detto Arturo, ci sono, come hai detto tu, c'è anche chi prova un po' più di difficoltà anche per cercare di entrare in certi contesti, perché chiaramente noi per una serie di casualità ci siamo ritrovati, soprattutto anche grazie a ISOC, a partecipare ai lavori dell'IGF di Berlino, però mi rendo conto che si tratta proprio di un problema così culturale, oltre che di mancata conoscenza di questi processi. Però quindi, insomma, c'erano, sì, è stata questa la cosa bella, che non è vero che non c'erano questi spazi di discussione, e che anzi secondo me in quell'IGF è stato dato grande spazio ai giovani. Noi abbiamo partecipato a diversi panel, a diversi tavoli di discussione, mi ricordo quando abbiamo avuto anche la possibilità di avere un confronto diretto con Minsurf, secondo me questo ha fatto cose da poco, e sono, come dicevo poc'anzi, dei piccoli passi.
nella... Probabilmente l'essenza dell'IGF era stato proprio forse in quel confronto che c'era stato quasi con Vinsurf. Mi ricordo tutti questi giovani attorno al tavolo con Vinsurf che rispondeva alle nostre domande, c'è una cosa che a me ha colpito anche proprio come immagine. Oltretutto mi interessava anche sapere lì, comunque anche l'opinione di Carlino Casari, che appunto vedo anche online, proprio esatto, visto proprio c'è questo bellissimo scambio di riflessioni intergenerazionale, quindi perché no? Poi volevo anche un saluto da parte di Simone Benedetto, però insomma, a parte questo, Stefano stesso, mi piacerebbe comunque sapere anche un po' gli ultimi feedback prima di chiudere questo ISO caffè, del nostro ultimo ISO caffè, ecco. Prego. Casari. Ma io sono nuovo a questi incontri, mi spiace di non essere riuscito a partecipare nel passato, ho seguito un po' con attenzione quanto è stato detto. Personalmente sto maturando un po' la convinzione che nello sviluppo di internet oggi ci siano alcune limitazioni importanti legate un po' all'architettura che si è creata del sistema internet. Quello che diceva prima Arturo sul modello americano molto legato al business, quello cinese molto orientato al controllo delle persone, quello europeo tutto incentrato su un'ipotetica protezione della privacy, vedono noi, nel contesto italiano in particolare, giocare molto in difesa, legati a questi grandi mondi che si scontrano, e il problema della privacy. Paradossalmente, ho l'impressione che stia diventando per noi una grandissima limitazione. Faccio un esempio banalissimo. Se io devo utilizzare un qualunque servizio disponibile in internet, in qualche modo devo comunque cedere i miei diritti di privacy, devo concedere a chi mi fornisce il servizio la possibilità di utilizzare i miei dati personali. In principio non c'è niente di male, è un do ut des, tu mi dai un servizio, io ti do in cambio dei miei dati che tu userai per svilupparci qualcosa. Il punto è che questo svilupparci qualcosa lo fanno fondamentalmente soltanto i big player, soltanto quei soggetti molto grossi che hanno la capacità di sfruttare la regolamentazione della privacy a proprio vantaggio. Per noi come cittadini, la cosa non è così semplice perché ci ritroviamo oggi ad avere dato accesso ai nostri dati ad una quantità, notevole di soggetti di cui perdiamo velocemente, il controllo. Io oggi non ho la minima idea, di dove andare a far valere i miei diritti sulla privacy in giro per la rete. Sicuramente ho firmato centinaia e centinaia di liberatorie senza avere un minimo controllo su questo. Ecco, probabilmente in un modello di internet più centrato sul cittadino piuttosto che sulle esigenze dei grandi player o dei governi, dovrei avere la mia applicazione dove c'ho l'elenco di tutti i soggetti a cui ho concesso i diritti ad utilizzare i miei dati e poter, decidere a chi continuare a dare questi diritti e a chi no, e con quali regole. È chiaro che un salto di questo tipo lo vedo estremamente complicato, però credo che sia un po' questa la chiave di volta per spostare lo sviluppo il futuro sviluppo di internet su una posizione più centrata sulla persona, anziché su esigenze di grandi organizzazioni che poco poi hanno a che vedere con le esigenze reali dei singoli. Ecco, questo era il mio piccolo contributo alla discussione. No, grazie, grazie, grazie mille, anzi per, insomma, Posso per aver... dedicarmi? Posso
permettere, sì, assolutamente, sì. Volevo proprio fare salutare te, Simone, che sei uno storico di caffè dei tempi del caffè del mattino. Quindi sono... Intanto ringrazio tutti perché sono stati tutti interventi bellissimi, stupendi, anche quello di Arturo l'ho seguito con molta passione, interessantissimo. Io volevo citare una cosa perché avendo fatto studi di economia volevo portare dentro ISOC uno strumento. Quando si fa impresa si hanno due passaggi, si definisce una mission e una vision. Sono due elementi molto importanti, ormai sono, credo, nel vocabolario comune di tanti. L'imprenditore cosa fa con la mission? Decide qual è il suo sogno, ok? Poi la vision è quello che mette questo sogno a terra, deve capire ogni giorno, cioè, chi ha creato IKEA pensava di vendere i mobili di Desania, era il suo sogno, a poco prezzo, e lui giorno per giorno si è messo là fino ad arrivare a quello che è. Io credo che tutti quelli che sono diventati big sono partiti in questo modo. E credo che questo diritto ce l'abbiamo anche noi utenti di internet, e anche ISOC c'ha questa possibilità. Quindi questo è un suggerimento, la possibilità di usare questo strumento, cioè la capacità di avere una vision forte, è uno strumento che i giovani insieme alle generazioni trasversali come quella di Laura, la mia, quella di Arturo, devono costruire una vision comune. Questo è un grande suggerimento perché secondo me è un esercizio che ci può aiutare a immaginare cosa può diventare internet domani, cosa può diventare tra 5 anni, cosa può diventare tra 20 anni e perché no, tra 100 anni cosa diventerà. Questo secondo me è un grande esercizio che può fare ISOC da dare al prossimo, perché è quando tu cominci a pensare ai 100 anni che vengono lì fuori le difficoltà e le impalcature tecniche non diventano più niente. Perché mentre io ho parlato un'ora, mia figlia stava giocando con Roblox e un bambino di 2 anni fa non lo faceva. Ok? Quindi dobbiamo avere, e qui aggiungo un'altra cosa, molta consapevolezza. Mettere in campo tutta questa grande capacità di essere diversi, anche nel saper leggere le nostre variabili, le variabili di internet, chi la legge filosoficamente, chi tecnicamente, e costruire una vision forte che sia capace di proiettare nel futuro quello che ci immaginiamo di questo internet. Quindi questo è il mio suggerimento e spero sia utile a questo. Assolutamente sì, assolutamente sì, grazie Simone per le tue riflessioni. Mi ricordano uno degli ultimi caffè che abbiamo fatto a come ci immaginiamo internet per 50 anni, mi ha ricordato quel momento. E aggiunto, insomma, di tutto quello che è emerso oggi anche per gli interventi di Arturo, di Vittorio, di Veronica, io non so se magari Stefano Giordano voleva aggiungere qualcosa, Benedetto, prima di salutarci, mi farebbe tantissimo piacere. Grazie Federica, una cosa velocissima che dico a tutti. Per favore prendetevi la missione 4 componente 2 del PNRR, dove si parla dei partenariati estesi e dove compare la parola telecomunicazioni del futuro. È un trafiletto da 10 righe, vi prego di leggerlo, mi riassocio a quanto diceva Simone prima, vi prego di leggere quello che sta succedendo, quanto sta cambiando. Prima si parlava degli ingegneri, hanno molto chiaro che questi sensi di comunità, di partecipazione degli utenti, sono una cosa straordinaria che si sta abilitando adesso con paradigmi completamente nuovi da quelli che abbiamo vissuto fino ad oggi, coi silos, con chi ci vendeva i pezzi, i router, le cose. Ora è tutto open source. Vi prego per favore di andarvi a leggere queste 10 righe dove si prenda coscienza anche del fatto che adesso la rete è nostra per davvero, anche tecnicamente. Ecco, mi fermo qua, poi avrei piacere, anzi, quando faremo un forum su queste cose, sugli sviluppi del 5G, dove abbiamo sbagliato, dove abbiamo fatto bene, ecco, sarà utile parlarne insieme, però almeno che la gente prenda coscienza di cosa siano le telecomunicazioni del futuro. Non c'è informatica, non c'è automatica, non c'è, c'è le telecomunicazioni del futuro. Grazie. Grazie Stefano. A proposito, adesso anche Stefano Trumpi, cioè insomma dobbiamo chiudere in bellezza. Mi farebbe piacere, ci farebbe anzi piacere a tutti quanti ascoltare. Ok, allora ora sentite? Sì. Va bene.
Allora, è stata molto molto interessante questa presentazione, anche che ha aumentato proprio quello che i presenti là hanno vissuto direttamente. Io ho cercato di seguire, però con quello che ci hanno raccontato oggi è stato certamente molto molto interessante. E quindi io ho anche avuto, all'ultimo, dove sono andato anche insieme ai giovani, insieme a Laura qui presente, quello di Berlino, io avevo seguito 13 dei 14, dei 14 Internet Governance Forum organizzati dalle Nazioni Unite. E quindi è tutta una storia che ora però ha anche degli aspetti nuovi, degli aspetti veramente interessanti, perché le condizioni sono cambiate, la frammentazione di internet, tutte le cose che ci hanno raccontato sono state esattamente e molto, molto interessanti. Quindi, organizzazioni tipo questa e fare, come qualcuno ha suggerito, dei gruppi di lavoro per cercare di approfondire determinati problemi è una cosa che riterrei estremamente utile e con cui saluto. Posso dire una cosa per salutare? Certo. Allora, la cultura di ISOC Italia, secondo me, è stata ben rappresentata all'IGF globale. Perché a un certo punto, nella sessione che io presentavo e moderavo, dove c'era l'Alto Commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet, dove c'era l'inviata speciale delle Nazioni Unite contro la violenza sui bambini, dove c'era il ministro alla transizione digitale della Tanzania, il vice direttore dell'UNESCO, il direttore della FAO, il rappresentante di Zoom, appunto, Global Ad Policy di Zoom, e la rappresentante di Facebook. Quando sono arrivati dei ragazzi che protestavano per i diritti dei lavoratori delle piattaforme informatiche, l'italiano che stava lì, che ero io, li ha fatti parlare. Cioè, questi hanno assaltato il palco dove io stavo, mi si sono messi davanti per impedirmi di bloccare i ragazzi che srotolavano due striscioni che dicevano che i diritti dei lavoratori delle piattaforme erano diritti umani e che bisognava smetterla con l'advertising pubblicitario sulle piattaforme, in particolare sulla sorveglianza dell'advertising delle piattaforme. Cioè, là c'era uno di ISOC, c'era sul palco che teneva il microfono e presentava e moderava e dava e toglieva la parola. Quando questi ragazzi hanno voluto protestare e parlare, io non li ho cacciati, non ho chiamato la sicurezza, io gli ho dato il microfono. Cioè, quella, secondo me, cioè anche quella, al di là del fatto che l'ho fatto io, è l'espressione di una cultura che mette al centro i giovani, di cui abbiamo parlato tanto questa sera. Il tema dei diritti e della libertà di espressione. Quando hanno spento gli schermi per non far vedere in sala e online quello che stava succedendo, io mi sono arrabbiato. Ho detto: non vi permettete, rimetteteci sugli schermi. Sono un giornalista, parliamo di libertà di espressione, posso diventare molto cattivo. Glielo ho proprio detto a tutti. Ho fermato io personalmente il capo della sicurezza delle Nazioni Unite che si stava portando via un ragazzo. Quindi, insomma, raccontandovi l'aneddoto, così ve lo potete ricordare, chi non c'era, chi non l'ha visto. Cioè, dobbiamo considerare che cultura di internet è pure questo, cioè dare spazio a tutti. In quell'occasione, secondo me, abbiamo fatto un buon lavoro anche da questo punto di vista. Grazie Arturo, anche per averlo condiviso e anche per quello che hai fatto soprattutto. Allora, buon anno a tutti. Assolutamente, buone feste. È stato un piacere immenso. Grazie, grazie Remo di essere stato con Ciao noi. ragazzi, buona Buon cosa. anno, Auguri buon a anno a tutti, auguri. tutti. Spero ci Ciao. sia modo di rivederci. Ciao, ciao, ciao. 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 Auguri. Ciao. Auguri, auguri. Ciao a tutti.